how could the elements of the cell take decisions of those operations that you witness with your eyes every single day and put them into practice? Ecco, le macchine molecolari che operano dentro le nostre cellule, che possiamo descrivere come dei nanorobot, eseguono delle operazioni programmate, basandosi, utilizzando delle leggi fisiche. Queste operazioni, però, sono programmate da un concetto, da un elemento che è l'informazione. Quindi questa informazione viene caricata, viene programmata nel DNA, e le macchine molecolari usano questa informazione per effettuare delle operazioni specifiche, di una specificità molto elevata. Quindi il problema ci si chiede: chi ha caricato queste informazioni? Chi ha fatto in modo che le macchine molecolari potessero sapere come, dove, quando effettuare le loro operazioni? Sicuramente per fare questo la scienza ci dimostra, ci spiega, che per caricare delle informazioni specifiche e complesse, come quelle che controllano queste macchine molecolari, serve per forza, è scientifico asserire che serve un'intelligenza. Quindi questa intelligenza è una condizione indispensabile. Per questo, ovviamente, si deve per forza puntare a un'intelligenza superiore, perché nessun uomo sarebbe in grado di pensare a un sistema così complesso e caricare delle informazioni così specifiche e così complesse per far funzionare un apparato che è la cellula così infinitesimale, così piccolo. Quindi questo punta per forza di cose a un'intelligenza superiore che, per mia opinione, io penso sia proprio Dio.